Uomo cerca donna. Per questo gioco avremo bisogno di 4K e di 4 donne. 1, 2, 3, 4 donne. E in sostanza abbiamo semplicemente 8 carte. Carte puoi prendere, puoi alzarle tu direttamente come vuoi, o puoi chiedere allo spettatore di alzare le carte in un punto qualsiasi. Quindi ti puoi anche rigirare e fai alzare le carte allo spettatore in un punto qualsiasi, tu gliele fai tenere in mano, dici guarda quanto decidi, prendi un mazzettino e prendilo da sopra a sotto, un mazzettino quanto vuoi te, lo metti da sopra a sotto. Comunque alzi il mazzo, avrai comunque 1, 2, 3, 4 carte e 4 carte. Ora fai attenzione, il trucco è proprio in questa parte del gioco qua. Le carte erano messe in questo modo, tutte quante così. All'inizio prendi le carte e le conti invertendole, 1, 2, 3 e 4, e crei questa sequenza qua. Da quest'altra parte invece di contarle, le prendi e le metti a nastro così. Che cosa avviene? Avviene che comunque siano messe le carte, tu avrai la carta corrispondente, cioè se qui c'è cuori, qui è cuori, se qui c'è fiori, qui avremo fiori, quindi avremo questa accoppiata di carte corrispondenti. Non sappiamo quale è cuori, quale è fiori, però sappiamo che se qui c'è cuori, che qui c'è cuori, qui avremo il segno corrispondente, avendo invertito le carte in quel modo. In qualsiasi modo abbia alzato lo spettatore, chiaramente deve alzare, non mischiare, quindi le carte da sopra vanno messe sotto, rimane comunque la stessa sequenza. Quindi alla luce di questo andiamo avanti con il gioco. Il gioco, tu dirai, guarda, uomini e donne in qualche modo si cercavano ma non riuscivano mai a trovarsi, e il motivo è perché non sapevano esattamente dov'è che si trovavano. E allora uno dei re ebbe un'idea: mettere un annuncio sul giornale, e in questo annuncio c'era scritto "Uomo cerca donna", semplicemente questo qua, e seguendo le regole di questo annuncio gli uomini andarono a cercare le loro donne. E quindi prendiamo un mazzetto qualsiasi e gli faremo fare tre scatti. Noi sappiamo che qui c'è la donna, qui c'è il K, portando tre carte indietro le andremo proprio a trovare. Quindi uomo, O, M, O, uomo. E prendiamo la prima coppia di carte, che sono proprio le carte che si sono trovate. Poi, seguendo la fase, cerca, facciamo C, E, R. Possiamo anche contare le altre lettere di qua, rimane assolutamente uguale. Quindi gli posso, dopo aver contato le prime lettere, gli dico: ma senti, vuoi che continuo qua o che conto di qua? Tutti diranno conto di qua, perché vogliono provare pure di qua. Cerca. E prendi queste due carte e le appoggi qua. Noi sappiamo che già c'è l'accoppiata, lo spettatore ancora non lo sa. Cerca donna. Dove vuoi che le conto? Qua o qua? È assolutamente uguale. Ti danno qua. Benissimo. D, O. NNA le conto. Qua o qua? Prova di qua. N, N. La A la faccio qua o qua? A, qua. Benissimo. A, qua. Perfetto, accoppiamo, e che tu ci creda o no, l'annuncio ha funzionato, perché il K di fiori trovò la donna di fiori, perché il K di picche trovò la donna di picche, perché il K di quadri trovò la donna di quadri, e uomo cerca donna, ha funzionato questa accoppiata incredibile. Allora, il gioco è già stato caricato sul primo canale, era di Magic Urzai, caricato da Magic Urzai, ora stiamo facendo un gemellaggio, mi andava, siccome è un gioco fantastico, di caricare anche una versione completamente in italiano e presentata da me, magari per essere ancora più chiaro. È un gioco eccezionale, merita senz'altro il pollice in su. Se non mette pollice in su vuol dire che non ci capisci niente dei giochi di prestigio, quindi lascia perdere e guarda giochi di prestigio, perché questo è veramente uno dei migliori giochi automatici e matematici che si sia mai visto, praticamente senza nessuna mossa di abilità crei un vero capolavoro. Grazie ragazzi dell'attenzione, mi raccomando condividete il video.